Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati in un nuovo appuntamento di Destiny 2. Dovrebbe essere il settimo episodio questo qua. Vi invito subito a lasciare un bel like. Ovviamente sapete che sul canale trovate sia il walkthrough dell'intero Destiny 1, più mi sembra due DLC se non sbaglio. E adesso stiamo facendo l'intero walkthrough di Destiny 2. Allora, cari compari, Dante Zavala vuole riunire l'avanguardia. Esatto. Mentre lui si prepara per l'assalto all'Onnipotente, noi troveremo Cade e Ikora. Per fortuna abbiamo intercettato uno strano segnale dallo spettro di Cade, amplificato da un centauro chiamato Nessus. Il che è strano. I centauri sono solo grandi rocce galleggianti alle estremità del sistema solare. Dovrebbero essere privi di vita. Dovrebbero essere, ma sappiamo che su Destiny un po' tutto ha vita. Vedete, un cambio incredibile. Gli alberi non sono fatti benissimo, ma sto una vastità così grande. Però comunque è piacevole. Poi sul PC sicuramente sarebbe ancora meglio. Però meno male che non c'era niente qui. Raggiungiamo una posizione elevata, così posso rintracciare Cade. Olè, eccoci. Mazza, siamo belli, 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 eh. Siamo belli, belli, belli. Vi ho detto, il lume me lo sto tenendo. Non so, forse per fine gioco, probabilmente, o per Destiny 3. Però per il momento me lo sto tenendo. Dai, quando trovo qualcosa di veramente interessante, allora ok. Forse l'arma quella là, 110, poteva essere interessante. Però problemi dimensionali. Sto rintracciando il segnale di Cade. Credo di aver captato qualcosa. Entro fino al collo. Trappola Vex. Stay safe. Trappola Vex? In che guai si è cacciato Cade stavolta? Qualcosa in questa zona sta inviando il segnale nello spazio. Se riusciamo a trovarlo, troveremo Cade. Ok. Immaginavo che dovevamo andare qua sotto, perché credo che sia un ascensore. Ok. Non vedo casse, non vedo niente. Io comunque sapete che i tagli non li faccio, anche perché, raga, ci dobbiamo gustare tutti sti scenari, tutti sti momenti un po' così. Ho sentito bestie muoversi, ma ok, là c'è una navetta caduta. Ecco, il segnale proviene dal relitto di quella nave. Vedi? Che tra l'altro è anche bella grossa, se è per quello. Ok. Ora tutto sta. Ok, scansiona segnale. Salve, sei qui per salvare il Cade 6? Ehi, tu non sei Cade. Il Cade 6 è intrappolato in un ciclo teletrasportazionale. È lì, ora è lì. Invece ora è lì. Ma che cazzo? Sta muovendo. Sarà complicato. Posso aiutarti? Ma io non ti aiuterò. Pure. Aspetta, cosa? Ti invio le sue nuove coordinate. Fosse per me non l'avrei fatto. Regà! Ok. È un piccolo golem. Ma niente, sta là, il mio tesoro. Poi no, io amo il padrone. No, t'ammazzo, figlio di puttana. Cioè, praticamente roba del genere. Tra l'altro, non accorgendomi, posso credo di essermi metto. In qualche altro modo? Stai bene? Sembri un po' strana. Io sono il sistema di bordo di Esodo Nero. Chiamami Failsafe. Ho amplificato il segnale di Cade 6 sperando che qualcuno venisse a salvarlo. Ed eccoti. Ah, capito. È soltanto un IA. Un IA malfunzionante. Ti ho sentito. Al tuo servizio. I centauri dovrebbero essere immensi blocchi di ghiaccio. Ma cos'è successo qui? Un'entità robotica aliena chiamata Vex ha raggiunto la conversione del 92,014% di Nessus. Secondo me ci manda da qualche trappola sicuramente, prima di mandarci a salvare veramente il ragazzotto. Non sono sicuro, perché comunque sei un po' malfunzionante. Ok.
C'è qualcuno? Sentite, non chiedetemi cos'è successo. Non ho tempo di spiegare ciò che non ho tempo di capire. Attenzione, i Vex ti disintegreranno. Molto, molto bene. I cazzo dei Vex sono incredibili, raga. Ok, pensavo peggio, però questi sono forti, eh. Questi sono molto forti, eh. Mi ricordo nell'altro Destiny, ragazzi, erano incredibili, incredibili. Ok. Dai, 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 dai. C'ho il fucile a pompa, ma ripeto, non è che mi faccia impazzire tanto. Morto male, malissimo. Perché loro ce l'hanno con ste... con sti teletrasporti, con ste cose. Ok. Un po' di recupero, vi ho detto che erano forti, eh. Ve l'ho detto, ragazzi. Ho la super ricarica, che comunque male non fa. Fammi fa prima. Senti, scusa, eh. Wow! Madonna, quanto è forte, però. Porca miseria, ragazzi. Che bestia rara. Hai visto che pompa, oh! Failsafe, cos'è successo esattamente? Il Cade 6 ha tentato di manipolare il sistema di portali Vex, ora è intrappolato in un ciclo discontinuo. In mia difesa, l'ho cordialmente avvertito. Cioè, ma... non è molto furbo. Ok. Sto cominciando a perdere le speranze. Da quanto tempo sei qui esattamente? Abbastanza da vedere i Vex convertire l'intero planetoide, uccidendo ogni organismo vivente, riformattandone le molecole e digitalizzandone i cervelli. È stato un processo affascinante. Immagino. Sembra un po' troppo eccitata a proposito. Aia, credo di essermi fatto tanto, tanto dolore. Parecchio. Ok. Credo che c'era un trasporto, ma io sono talmente tanto mattarello che faccio le cose da solo. Ma va bene così. Ok. Quindi gente che si sta teletrasportando di nuovo. È abbastanza complicatuccia la cosa, eh. Ok. Ragazzi, se sono forti. Porca miseria, sono forti, forti, forti. In particolare ste cazzo di cecchini, ma partena. Ok. La capienza è buonissima di questo mitra, veramente, veramente buona. Ok. Perfetto. Nessun drop particolare per il momento, eh. La tua specialità. Molto meglio del mio equipaggio. Ho quasi paura a chiedere, ma Failsafe, cos'è successo all'equipaggio di Esodo Nero? Capirai. Sono il mio capitano, ha accesso a quei dati. Ed è stramorto. Bene. Molto bene. Oserei dire benissimo. Ok. Speriamo che sto facendo le cose giuste. Perché ripeto, anche qua probabilmente c'era. Ah, ma forse servono per tornare su, sapete? Ho questa sensazione che forse serviranno per tornare su. Il Cade 6 è proprio oltre quel portale Vex. Procedi pure. Non rimarremo intrappolati come Cade. No, no. Il mio modulo valutativo è molto più affidabile di quello dell'unità Cade.
Ok, c'è un piccolissimo problema che credo che dovrò morire. Perché non mi fa andare avanti, ragazzi. Dai, ma potevi semplicemente dirmelo che non potevo andarci. Cioè, non è che voglio cittare, che devo fare il giro dall'altra parte, però. Dai, andiamocene di sotto, va. Ma sarà, meno male che non ci avevamo il rientro limitato. Ok. Dobbiamo andarcene qua. Vabbè, io volevo fare il giro da destra. Da destra c'è un muro invisibile. Va bene. Non capisco perché abbiano messo quel muro invisibile. Però. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Siamo passati. Ovviamente, il Cade 6 non è lontano. Qui praticamente tipo se diamo la caccia a qualcuno. Belli veloci, ragazzi. Pozzo dei giganti. Vabbè, sicuramente dovevamo andare qua. Ah, eccolo. Ah, lo devo difendere. Liberatemi. Cos'è quello? È un Hydra? Ok, prima occupati di lei, poi pensa a me. Questi sono ancora più forti di tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Seriamente, ragazzi. Ehi, grande, ottimo lavoro, credo. Ok, non è molto buono contro di lei. Mi devo recuperare un po' di vita, assolutamente. Dov'è? Mortacci. Questo sarà interessante, ragazzi. Questa parte sarà molto interessante. Mortacci vostra, che dolore. Perché altro sei cecchini quelli che fanno male, eh? Ok. Tacci tua. Dai, 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 cerco di fargli più danni possibile. Ok, forse ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. No, ma fammi prendere il drop, raga. Non ce l'ho fatta a prendere il drop. Era una comune, ma magari era un'arma. Dai, veloce, non so quanto durerà questo portale. Cade, ma che cosa? Ascolta, è una lunga storia. So che sembra non abbia un piano, ma ce l'ho, ok? O forse no, ma non importa. Spegnere la fonte energetica al punto d'origine spezzerà il ciclo e potrò uscire dal sistema di portali. Hai capito? Dimmi che hai capito. Di qualcosa. Va bene, lo dico. Abbiamo capito. Ora come facciamo a... Per l'amor di Rasputin, ma avete sentito quello che ho detto? Ok. Credo sia questo il motivo per cui lo tengono chiuso alla torre. È un matto, porca miseria. È un matto. Bellissimo. Allora, nel mentre c'è il caricamento, tanto io posso spegnere e riavviare la videocamera. E non capisco perché mi abbia riportato su. Cioè, nel senso, e ora ritorno giù. O perché dobbiamo andare da tutt'altra parte, o perché mi fa ritornare al checkpoint iniziale, cioè sopra la torre, per scendere e andare nelle altre direzioni. Questo non lo so. Ok, stiamo riscendendo, eh. Olè. La cintura, nessun cintura instabile. Ok. Failsafe, siamo alle coordinate. Cade è intrappolato in un sistema di portali Vex. Puoi aiutarci a trovare la fonte energetica così lo liberiamo? Oh sì, localizzando il teletrasportatore Vex originale usato dall'unità Cade, potrete interrompere il ciclo e liberarlo. Posso cordialmente guidarvi? Bene. Ok, dobbiamo trovare il teletrasportatore Vex e disattivarlo. Facile. Ok, o è successo qualcosa di incredibile, o sta succedendo qualcosa di incredibile. Io voglio starci là. Evento Lume, no, va bene, ci devo andare, ragazzi. Capite che ci devo andare per forza. Guarda che roba. Cioè, per me è tipo
Winnie the Pooh col miele. Non posso non resistere a fare quell'evento là. Cioè, spero che voi mi capiate. Oh, guarda che goduria, ragazzi. Guarda la gente che ce l'ha. Livella di prima qualità. Ok. Si trasformerà in un rottame, benché non si dica. Io ci sto, ragazzi, ci sto. I nostri stanno facendo un bordello da soli, però. Dai, 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 dai. Aspetta, conviene che in realtà faccio fuori questi più piccoli. Vai. C'è gente di livello 20, gente di livello 70.000. Io sono piccolino qua. Là ci abbiamo le munizioni massime. Verso un altro sito. Quindi? Quindi mamma mia, la paura. Non so dove prendere quelli. Ragazzi, prima o poi arriverò, ve lo giuro. Perché loro, sai che c'è? Adesso che ci penso, probabilmente hanno... come si chiama? Il veicolo, quello che possono utilizzare. Io non ce l'ho. E quindi io sto a piedi. Ma va bene, non è che... Ok. Eccomi, amici, eccomi. Ci sto. Dai, questo corre come Naruto, ma finiscila, per favore. Ok. Almeno credo, Mamma mia, ragazzi, ma chi... Ma chi se ne frega, vai. Vai così. Questa è mia? Si stanno spostando. No, la volevo io. Ma perché mi tocca fare tutto a piedi? Ma siete delle merde. Sto correndo tantissimo mentre gli altri hanno la macchina, le cose. Datemi tempo, per favore. Che c'è quello uno che ce le rompe il culo. Ce penso io. Ok. Ok. Ingresso dell'evento eroico. Che cazzo significa? È tutto quel lumen sparso. Chiunque potrebbe prendersi. Con calma, con calma. Ah, lo voglio io quel lumen. Lo voglio io il lumen. Questi sono soldi, oh. Aia. Che è stato? Guarda, siamo cattivissime, ragazzi, cattivissime. Ok. Però ancora nessun drop incredibile. Questo mi fa abbastanza incazzare. Oh, nuovo livello 10, ragazzi, e si procede molto bene. Ok, io qua sto solo aspettando per il resto. Ok, adesso è cambiato, dobbiamo difendere la pila di lumen. Ok. Le risorse sono risorse. Eh sì. Oh, sventura della legione abbiamo trovato. Guarda quante munizioni viola. Ma oh, ragazzi, la sventura della legione è bellissima. 92, 105, senza pensarci proprio lo togliamo. E ci abbiamo 80, passiamo a 117. Bellissimo. Ma non è che me la devo andare a comprare la moto, cose del genere. Probabilmente sì, sapete. Ok, abbiamo ripreso a fare la missione principale, almeno per il momento. In camera mia si sta alzando la temperatura, non comincio a sentire caldino, anche se fuori c'è un tempo bellissimo e piovoso. Si chiama radiolare, è il fluido mentale dei Vex. Che fa tra l'altro un male cane. Allora i Vex non sono puramente robotici. Ok. Vediamo qua. Allora, con calma. Magari evitiamo di morirci come un pollo. Più che altro. Ok. Anche se devo dire che è abbastanza pieno di quella roba là. Venite, venite. Che ce ne ho per tutti. Per tutti. Ok.
Questi potrebbero essere un problema perché siamo in uno spazio molto chiuso. E come vedete rompono abbastanza i cabasisi. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Non vedo drop. Niente drop belle. Uno, smettila di ascoltarci. Due, qual è la risposta? Mi ha chiesto di non dirla a nessuno. Bene. Attenzione, rilevata minaccia Vex. Bloccano la via al teletrasportatore dell'unità Kate. Dovrai eliminarli. Vabbè, quello no, non è un problema, li facciamo fuori. Ok, questi esplodono probabilmente. E lasciano anche delle cose residue, come potete vedere. Che magari riesco anche a metterglieli contro. Non credo, però. Vai, 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 vai. Ok. Madonna quanti. Ah, finite le munizie. Ah, per fortuna pure questo fa molto male, eh. Con calma, ragazzi, con calma, per favore. Sempre con calma. Però per una persona devo dire che incominciano a essere tantini, Per una singola persona sto parlando. Ok. Oh, troppo figo, troppo figo, troppo figo. Ok. Ok, per fortuna stanno un attimo indietro. E con quest'arma riesco comunque a beccarli. Se gli spacchi la capoccia, secondo me è peggio. Allora, le munizioni per fortuna ce le abbiamo. Ah, è questa l'arma che non devo mai caricare, però mi viene da caricare. L'esplosione di massa dei Vex avrebbe addolcito il ricordo del mio capitano e dell'equipaggio. Ha funzionato? Non ha funzionato. Ok, però non è stato male. È stato un bel attacco. Le armi ce l'ho molto forti. Ah, tra l'altro, fatemi fare una cosa. Assolutamente questa qua. Io queste le butto. Spero di fare le cose giuste, ragazzi. Allora, via questa. Perché ogni tanto bisogna sistemare, ragazzi. Via quello. Vi tengo quella là. Via la pistola che sinceramente non mi fa impazzire. Via questo qua. Ce ne abbiamo una nuova che è 113. Quindi direi di metterci questa e di buttare questa qua. E il restante possiamo buttare questo qua. Beh, stiamo di livello 103. E questo è il teletrasportatore Vex. Ok, un tre colpi non mi fa impazzire, però più forte. Dovresti prenderlo. Preso. Prendi questo, brutto rottame. Sono libero. Ma vieni. Ok. Ehi, hey, ce l'hai fatta. Mi hai liberato. Evviva. Ma dove sono? Unità Cade, sei vicino al nucleo del mio reattore. Benvenuto su Esodo Nero. Dove i tuoi sogni si avvereranno. Ah. Ok, quindi. Dobbiamo probabilmente, ipotizzo, tornare indietro. Ho incontrato la mia amica Failsafe e la sua gemella malvagia Failsafe. Infatti, vedi? Quale tra le due è malvagia? Se provassi emozioni, mi sarei offesa. Però è figa come cosa, sta interazione comunque è fighissima secondo me. Cioè abbiamo, ripeto, un tre colpi che è molto più forte di quell'altra che avevamo. Ah, ok, lo devo rianimare? No, ok, pensavo invece era uno normale. Tutti i livelli 20, ragazzi, mi stanno a mettere insieme. Ma a me va bene, cioè nel senso i raid vengono più facilmente. Che li hanno fatti infuriare. Io mi butto al riparo nell'esodo nero. Qui? Ma la mia chiglia è in 108 pezzi. 20 dei miei ponti sono sotterrati.
E il mio sistema refrigerante? Non sono messa bene. E fin qua. Safe, il safe, lo sappiamo. Allarme intruso. Sono io, l'unità Cade. Falso, cioè è vero. Ma hai attratto un rilevante numero di caduti alla mia posizione. Che culo. Porca magliarda, failsafe, mi stanno sparando. Ti consiglio di evitare i loro colpi. Però oh mio Dio, quanto è grosso. Non me lo ricordavo così grosso. Io che speravo che i caduti e i Vex si estinguessero a vicenda su Venere. Ma poi che divertimento ci sarebbe? Mado. Quel Vex è gigantesco. L'ho visto. Ok, mi devo... Me lo devo ricordare che è un tre colpi che tra l'altro non mi fa impazzire assolutamente. Non mi va di uccidere tutta sta gente, perché credo che sia abbastanza troppina. Ok. Qua è pieno di sta roba, raga. Ma se me faccio i cazzi miei, non si dice che chi se fa i cazzi suoi campa cent'anni, no? Mortacci, mi sa che lo devo rompere comunque, raga. C'ho sta sensazione. Già. Oh mio Dio, ragazzi. Ok, voglio provare con quest'altra. Si è teletrasportato malissimo, ragazzi. Fammi vedere. Ok, questo è andato giù. Lo devo rompere per forza, cioè, ma ci credete? Porca miseria. Comunque qua mi conviene sempre utilizzare questo qua, ragazzi. Non credo che provo, provo. Beh, oddio, forse tolgo più danni perché è più veloce come arma. Probabilmente sì. Dai. Ok. Man mano che va si teletrasporta più avanti il pezzo di cacchio. Ok. Facciamo fuori un po' di questi. Guarda, è qualcosa di pazzesco, ragazzi. Qualcosa di pazzesco. Vedi, perché con questo qua sì, è più lontano, ma... Chi è? Ah, bello. Quell'arma non mi piace, questa sì. Questa mi piace assai. Drop. Ok. Se mi avvicino e faccio così, gli dovrei fare particolarmente male. Però prima di tutto fatemi togliere questo qua. Orca miseria. Ok. Perché io credo che se questo lo faccio fuori, ripeto, non mi fa impazzire quest'arma assolutamente. Dai. Perfetto. Guardia porta abbattuto. Tieni duro, Kent, stiamo arrivando. Un drop di quelli belli no, eh? No. Dai, ho buttato giù un guardia porta, non mi ha dato troppato niente. Dai. Grandissima, failsafe. Ora i caduti non possono raggiungerci. Vero? Vero che non possono raggiungerci. Ah. Ehi, ti conviene correre. Credo di aver capito che vogliono strapparmi il corno dalla testa. Il mio bellissimo corno! Dalla testa! Allarme intruso? Ah, siamo noi!
Ok, credo che devo liberare questa parte qua, sicuramente. Guardate, è sicuro come quello che vi pare. È forte come arma, però... però... perché ha dovuto fare lo stronzo così quello, eh? Dove se n'è andato? Eh? Mica lo so dove se n'è andato, raga. Ok, zona limitata, wow. Tacci vostra, quanti siete. Ah, te sei andato là, eh. Te n'è andato laggiù. Va bene, va bene. Comunque la situazione sta diventando un pochino più... più simpatica, eh. Da così lontano non gli faccio assolutamente niente. Finite le armi. Vai, ah. Vedi un po' se ti piace questo. Mazza quanto è forte, ragazzi. Oh, troppo bello. Troppo bello, me lo prendo. Oh. C'è da vedere quanto è interessante. Voglio proprio vedere. Allora, c'ho questo che va a 111. Questo qua 117. Ok, sembra fighissima. Sembra fighissima. Questo mi teletrasporta sempre, mi dà un fastidio. Dai, 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 dai. Ce va. Oh, se non ce muore. Ok. Ah, questo è proprio... questo è un colpo singolo, ma... porca miseria, raga, questo è forte, oh. Ah! Lasciato cadere qualcosa. Ho visto. Diciamo che questo probabilmente potrebbe darmi una leggera mano. Ok, raga, voi probabilmente sentirete uno di quei casini adesso. Secondo voi perché scappano? Secondo me perché stanno un po' nella merda. So che lo sto sprecando, eh. Non vedevo di niente, però. Ok. Siamo salvi. Aggiorno i dati dell'equipaggio. Non mi serve il cannone rovente. Registrazione effettuata. Benvenuto a bordo, capitano. Grazie. Queste sono casse, non ho ben capito. Questo è un bel episodio, bello lunghetto, perché siamo a 36 minuti. Mo' cazzine e tutto quanto. Dai, sono contento. Poi ci siamo abbiamo farmato tantissimo. Ok. Allora è vero. Hai trovato un modo per recuperare la luce. Non che io sia geloso, ma non metterti troppo in mostra mi fai fare brutta figura. Potresti spiegare che intenzioni avevi col teletrasportatore Vex? Mi sarei avvicinato a Gaul e avrei sparato in faccia. E poi avrei fatto merenda. Prima devo sistemare qualcosina. Se non si capisce, la tecnologia Vex non è molto intuitiva. Cade, non puoi farcela da solo. Invece sì. Anche se uccidessi Gaul, quando la Legione Rossa abbandona un sistema, seppur sconfitta, non lascia tracce. I Cabal sono cattivi che fanno cose cattive, sì, lo so. Scusa, ma non penso tu abbia capito. I Cabal letteralmente non lasciano tracce. Hanno un'arma in grado di distruggere una stella ed è puntata direttamente al sole. Ehi, calma, calma.
ti friggerai i circuiti. Zavala ha un piano. Ha bisogno di te, Kate. Sì, beh, Zavala ha sempre un piano, ma a volte bisogna saper... Aspetta, Zavala ha bisogno di me? Nel senso, hai sentito quelle esatte parole uscire dalla questo tua... Questo è un matto, eh? Sì, esatto. Ti prego, dimmi che l'avete registrato. Almeno Ikora l'ha sentito. Purtroppo, Zavala l'ha persa durante l'attacco. Non sappiamo dove sia. Su Io. Sarà andata a cercare risposte su Io. Ah, comunque, grazie. Ti sono debitore. È bello, regà, è bello. Intriga proprio, è veramente bella, 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 bella come, come struttura di campagna, è veramente bella. Mi piace tantissimo, tantissimo. Bella, bella, bella. Però mi potreste dare un'altra arma incredibile, anche se quella che mi hanno dato secondo me è fighissima, c'è da provarla. C'ha pure un bel mirino, quindi magari è più lunga gittata, ci sta, eh. Potrebbe essere un'ottima, ottima, ottima arma, veramente. Ok, tu cazzo sto? Perché sto qua? Che roba è? Ah, ok, là c'è l'altra missione, però... Sono felice di assisterlo con la sua ricerca. I miei archivi dati sono a sua disposizione. D'accordo. Signori, io intanto mi faccio un giretto qua. Questa la do via, perché tanto non mi serve. Mo, siamo sinceri come vogliamo. Questa la posso dare via. Umani. Sì, ma stai sempre, sempre molto, molto tranquilli a quello che dite. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento al vostro Cerebro 89. Ciao, ciao.